nostra azienda si occupa di domotica e di building automation. Operiamo come gruppo di lavoro da moltissimi anni, da più di 20 anni in questo settore. Intellia però è una startup innovativa, nata nel 2014 per fare delle cose nuove, innovative e per cercare di introdurre delle nuove funzionalità all'interno degli impianti tecnologici degli edifici. Noi ci occupiamo di progettare e fornire ovviamente dei prodotti che servono a realizzare impianti tecnologici avanzati. Sostanzialmente creiamo delle automazioni all'interno di case ed uffici in maniera tale che la tecnologia svolga dei ruoli che normalmente sono dedicati invece a delle persone. Noi siamo molto forti, molto specializzati, abbiamo tanta esperienza nel residenziale, che è un mercato molto complicato, difficile, perché ci sono tantissime applicazioni che vanno dal ricevitore satellite di Sky fino alla pompa del pozzo piuttosto che al condizionatore. Il nostro team di lavoro riesce a interloquire su tutti questi temi in maniera molto preparata, a fare progetti di integrazione informatica e tecnologica, impiantistica, molto avanzati, che portino a un reale risparmio, a un reale comfort, a un reale vantaggio per gli utenti. Il nostro mercato ormai vede, l'Italia vede la presenza di numerosi player che lavorano in questo settore. Noi ci differenziamo dal resto della nostra concorrenza perché abbiamo sistemi tecnologicamente molto avanzati, appunto lavoriamo soltanto su IP a un livello molto alto, abbiamo molta esperienza e dei prodotti che sono realmente facili da usare e in grado di creare valore aggiunto. Per fare un esempio delle applicazioni che facciamo negli edifici, consideriamo ad esempio una casa di dimensione medio-grande, diciamo circa 200 metri quadri, con un giardino. In questo edificio la tecnologia oggi ci permette di inserire veramente tante funzioni, cosa che una volta non succedeva. Oggi abbiamo l'alta definizione sui televisori, abbiamo la parabola del satellite sul tetto, abbiamo un antifurto che sente, vede e registra qualunque cosa, abbiamo le telecamere ovunque. Tutte queste cose devono essere gestite. In un impianto tradizionale ognuna di queste funzioni è rappresentata da una scatoletta che finisce in qualche modo in un muro da qualche parte e la complessità di mettere insieme tutte queste cose ricade sull'utente. Il nostro lavoro consiste nell'organizzare tutto questo in un prodotto semplice, funzionale, che dia i vantaggi di tutta questa tecnologia ma che non crei complessità nell'utilizzo, nel fruire poi questa tecnologia. Questo è un esempio di uno dei nostri prodotti, si chiama Q-Touch, è un touchscreen che contiene tutte le funzioni impiantistiche della casa. Come vedete io posso gestire dall'illuminazione al clima, le tapparelle, l'antifurto e così via, semplicemente toccando questo schermo. Non ho più il videocitofono tradizionale perché finisce qui dentro, non ho più la tastiera dell'antifurto perché finisce qui dentro, non ho più una gran parte degli interruttori che mi servono per esempio per accendere le luci del giardino per far andare l'irrigazione fuori, perché è tutto gestito da un software che sta qua dentro. Io posso per esempio gestire le mie stanze, in ogni stanza posso accendere le luci e vedere quelle che sono accese a colpo d'occhio. È molto facile, non serve manuale, non serve spiegarlo, basta guardarlo ed è intuitivo. Questo stesso livello di interfaccia serve per tutto, che io debba accendere una luce o debba accendere una zona di un antifurto, io vado sulla pianta, vedo i sensori dell'antifurto e li posso accendere e spegnere come fossero lampadine. Tutto un altro discorso rispetto a una tastiera criptica piena di codici e di tasti che devo imparare a usare e che poi non mi ricorderò mai come si fa quando mi serve. Qui è molto molto semplice. La tecnologia ovviamente non sta tutta in un software, perché un impianto è un impianto, ci sono le stanze, c'è la necessità di gestire in ogni stanza la temperatura, la sicurezza, le luci e così via, le tapparelle e quant'altro. Esistono quindi diversi livelli di interfaccia. Il touchscreen che abbiamo visto è un livello centralizzato, ma nelle stanze è possibile inserire dei piccoli touch che mi permettono di fruire meglio delle funzioni legate a quella stanza. Per esempio, possiamo utilizzare un touchscreen in vetro con dei tasti touch per gestire delle luci, oppure la temperatura, o ancora la musica in ogni stanza. Per realizzare questi sistemi tecnologici occorre una professionalità particolare. Noi ci serviamo di installatori qualificati che formiamo appositamente per integrare tutte le tecnologie in questi sistemi così ben organizzati.
Non è purtroppo un lavoro che può essere fatto da un qualunque installatore, da un qualunque azienda elettrica, ma è un lavoro che riguarda più un tema informatico e di sicurezza. Per cui i nostri progettisti sono progettisti che conoscono bene le reti LAN, conoscono bene le tecnologie disponibili oggi sul mercato e sono in grado di consigliare al meglio il cliente su tutte le tematiche tecnologiche dell'edificio. Una sorta di architetto della tecnologia che bisogna consultare prima di realizzare qualunque tipo di progetto complesso come questi. Intellia è ovviamente a vostra disposizione sul nostro sito internet www.intellia.it, con cui potete prendere contatto con noi e riuscire per avere un progetto, un'offerta o una proposta da parte nostra.